si sviluppa il processo di selezione in azienda? Credo che sia un argomento interessante perché ci aiuta un po' a capire come ragiona la controparte, l'azienda. Allora, in azienda succede che nasce un'esigenza organizzativa che deve essere colmata. Viene chiamato chi si occupa di selezione, che può essere un selezionatore piuttosto che il capo del personale, piuttosto che un consulente esterno, e questa persona ha l'obiettivo di capire qual è l'esigenza di quella posizione. Quindi incontra il capo della persona che deve essere inserita e insieme a lui cerca di capire che cosa c'è dentro quello spazio organizzativo e quindi interroga il futuro capo sui compiti e sugli obiettivi che dovrà affrontare la persona che ricoprerà questo ruolo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di identificare un profilo, un identikit ideale del candidato. L'identikit del candidato è definito da caratteristiche professionali e scolastiche e da caratteristiche invece personali. Cioè l'obiettivo è quello di capire qual è la persona migliore per ricoprire quella posizione. A questo punto il selezionatore, con l'identikit del candidato ideale, cercherà di trovare sul mercato i curricula più coerenti. Come lo fa? Potrebbe farlo in un modo più indiretto, guardando per esempio, leggendo attraverso le autocandidature che ha ricevuto, i curricula di autocandidatura che ha ricevuto, ma potrebbe per esempio anche contattare scuole e università coerenti con il profilo, potrebbe invece uscire anche con un'inserzione o partecipare ad altri eventi in cui comunicare le sue esigenze. A questo punto, questa è la fase del reclutamento, recupererà i curricula interessanti. Una volta recuperati i curricula interessanti, li filtrerà ancora per capire se sono sempre corrispondenti alle sue esigenze e cercherà di convocare le persone più in linea con le caratteristiche, ricercate. A questo punto, dopo averle convocate, si tratterà di fare con queste persone dei colloqui, colloqui che potranno essere con la direzione del personale ma anche con il futuro capo, ma questo magari lo vedremo in un altro